Allora, adesso per comodità ho, come vedi, ho inserito anche questa, la pedaliera della mia testata Brunetti con il loop attivo in modo tale che ti posso far sentire tutto quello che ti ho detto prima. Adesso, come senti, questo è il normale rumore o ronzio praticamente inesistente che tu devi sentire, devi ascoltare se i controlli e i cavi, i collegamenti sono stati fatti tutti quanti in modo corretto utilizzando anche componenti materiale di alta qualità. Questo è fondamentale perché se utilizzi cavi o collegamenti di scarsa qualità, primo ti dureranno sicuramente meno tempo che non cavi di alta qualità. Secondo, se non sono schermati, mal schermati o non sono stati creati nel modo diciamo più corretto, allora otterrai anche fastidiosi rumori di sottofondo, ronzii, soprattutto quando utilizzerai canali distorti, overdrive, eccetera, eccetera. Infatti, come senti adesso, la mia chitarra è accesa e qui praticamente, come vedi, siamo in standby, nel senso che non ci sono unità effetti attive. E c'è soltanto il segnale della chitarra che passa attraverso tutti questi pedali, la maggior parte di questi sono true bypass, ma non tutti, e finisce poi nella mia testata Brunetti, come ti ho prima fatto vedere e mostrato. L'unica cosa abbastanza importante che non ti ho detto, che chiaramente è un argomento molto importante, è l'alimentazione. Come puoi vedere, questioni di comodità e per realizzare facilmente anche alcune parti di questo video, ho utilizzato qui due alimentatori molto economici e uno un OneSpot, mentre invece sotto questa pedaliera, che è una pedal train ricoperta con velcro, ho un alimentatore stabilizzato di alta qualità, è un Pichox DC10. Perché ho necessità di alimentare in maniera stabilizzata diversi pedali con amperaggi, impedenze diverse, nel senso che moltissimi di questi pedali sono alimentati, richiedono come alimentazione 9 volts, però. Mentre la Music On Lab va benissimo anche con 9 volts, richiede comunque un certo tipo di amperaggio, come tutti questi pedali. Magari il Wah ne richiede pochissimi. Ad esempio un compressore piuttosto che un chorus ne chiedono pochi, ma la Music On, l'8 British Valvolare e i due Vantide, per farti un esempio, hanno un assorbimento di 1000 A molto molto alto rispetto agli altri pedali di classico utilizzo. Per cui sotto questa pedal train c'è un alimentatore stabilizzato che poi mi permette di uscire fuori e con due unici cavi di alimentazione, Pichox DC10 e quello del OneSpot, che utilizzo per questi pedali che ora ti ho mostrato, interscambiabili, che decido quando e come metterli, ho solo due cavi di alimentazione che mi escono fuori. Dopodiché, un altro elemento importante che andiamo ora a vedere è se la combinazione di tutto quello che abbiamo appena fatto è realmente funzionale o no. Perché? Perché ad esempio pedali come questo hanno una polarità inversa. Non chiedermi perché di queste cose, perché non esistono ancora pedali, uno standard di pedali internazionali, ma ha una polarità inversa e non è 9 volts, ma mi sembra che sia addirittura un 15. La maggior parte di questi pedali, anche nel tempo, ho cercato, scendendo anche a compromessi, di ottenerli tutti con 9 volts. E adesso ti faccio sentire come suonano. Allora, questa è la mia chitarra, come ti dicevo prima, in standby, quindi ho i vari suoni. Come puoi sentire? A questo punto decido che da suono pulito devo passare alla combinazione dei suoni che ho deciso di fare. Quindi vado nel mio secondo banco. Secondo banco ho attivato overdrive, volume e delay. Sentiamo che cambia radicalmente anche il suono.
istantaneamente ritorno anche al canale pulito. Posso per esempio decidere di utilizzare, come ho fatto in diverse situazioni, soltanto il riverbero non controllato dalla mia cascata effetti dalla Musical Lab, e quindi questo, adesso avendolo attivato, nonostante non sia in catena effetti ma soltanto fuori come ultimo pedale di questa mia catena, posso decidere di suonare avendo soltanto un minimo di riverbero. Se adesso in tempo reale, perdendo solo pochissimi secondi, decido di fare un arpeggio dove voglio anche un chorus, lasciando il riverbero inserito, entro subito nella mia modalità, seconda sezione di loop, quindi quelli che vanno nel send return, attivo il mio chorus ed ecco qua. Ovviamente, avendo anche sotto mano la pedaliera che mi permette di controllare la testata Brunetti, posso anche con un semplice switch decidere di cambiare e quindi da questo suono andare a quello di 100 watt. Credere anche che non sia sufficiente questo tipo di suono, perché richiede, secondo me, l'utilizzo di un compressore. Attivo quindi il mio quarto loop e adesso ti faccio sentire con un 100 watt, anzi ritorniamo nella modalità di prima, 20 watt. Chiaramente il compressore è abbastanza importante in questo momento, e passando invece a 100, ovviamente, se io decidessi di voler salvare questi controlli, basta che premo up e, come vedi, è stato memorizzato compressore e chorus nel mio preset 1. Adesso posso passare dal preset 1 al preset 2 cambiando completamente suono, quindi da questo ritornare immediatamente alla modalità di prima, riducendo anche la potenza se voglio, o attivando la modalità plexio o quello che ti ho mostrato prima nel video. Ok, spero che questo video possa essere stato di tuo interesse, possa averti aiutato a risolvere alcuni dubbi se li hai, o averti comunque spronato alla ricerca sempre di un suono più bello, migliore, comprendendo e capendo il perché di alcune cose. Ricorda che è assolutamente soggettivo, e anche se chiaramente se ne sai i difetti, sai benissimo che ci sono delle regole che comunque sono basilari, fondamentali, che vanno rispettate. Però ricorda che il tuo suono richiede tantissima parte soggettiva, oggettiva in base all'utilizzo di alcune cose che vanno necessariamente posizionate ed utilizzate a seconda del suono che vuoi tirar fuori, della chitarra che ti accompagnerà in questo percorso. E ricordati che per ottenere un ottimo risultato, evitando di perdere anni di lavoro, risorse, tempo, soldi buttati, cerca di utilizzare sempre, se puoi, pedali di alta qualità, collegamenti, cavi di alta qualità,
E ricorda che, per esempio, per tenere fissi alcuni di questi pedali, semplicemente utilizzando un velcro di buona qualità, hai sicuramente un'ottima garanzia di buona resa, spendendo veramente relativamente poco. Di trucchetti ce ne sono tantissimi.